Stacy, non puoi capire come sta avvenendo questo mandala. Ok, sì, è bellissimo, però hai finito di colorare che io voglio andare a giocare. Sì, sì, ho finito, ecco, faccio quest'ultima sfumatura. Ho finito! Sì, sì, finalmente posso vederlo? Sì. Stacchiamo la lucina e... Ta-da! Bellissimo, bellissimo, però andiamo a giocare? Va bene, che giochiamo? Che giochiamo? Andiamo fuori, che bel tempo! Sì, andiamo fuori, che bel tempo! Andiamo, vamos, vamos! Ragazzi, avrà finito Marianna di colorare quel mandala? Che io gli devo proporre, ragazzi, un gioco divertentissimo. Ho preparato per loro una cosa. Sono curiosa proprio di vedere la faccia che faranno. Ma avrà finito Marianna, perché dovete sapere, Marianna, quando si mette a colorare, deve stare 3 ore finché non lo finisce, che viene là, mamma, guarda come è bello questo disegno. Avrà finito? Vogliamo andare a vedere. Sono troppo curiosa di fargli vedere questo gioco che gli devo proporre. Dai, andiamo a vedere, andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Andiamo fuori! Ti sei fatta male! Giro la testa. E ci credo. Alzati. Aiuto. Mamma! Ragazzo, ho annientato a Marianna. Mi alza. Ma stavate correndo? Che stavate facendo fuori dietro la porta? Avevo finito il mandala. Avevo finito il mandala, perciò adesso andiamo fuori che andiamo a giocare. Mamma! Aspetta, come andate a giocare? Che a giocare? Che dobbiamo fare? Bella giornata. Ho finito io di colorare. Ma io sono stata 3 ore qui sul divano ad aspettare te che finissi il mandala. Ho finito? Meno male, perché... Vuoi vedere? Dopo, okay. Me lo fai vedere. Perché prima vi devo proporre un gioco divertentissimo! Sì! Un gioco finalmente, niente challenge, niente, un gioco veramente divertente. Ci divertiremo tantissimo. Sì! Vi divertirete. Siete curiosi di vedere di cosa si tratta? Sì! Si vola! Giocherete a d'obbligo e verità! Non siete contenti? Vabbè, dai, dai! E non starete da sole a giocare oggi! Che ci sarà? Perché oggi con voi giocherà anche... Oh! Io! Ah, siete contente? Te, mamma! Sì! Che bello! Da tantissimo mamma non giocava con noi. Ok, quindi, Daisy, allora, adesso dobbiamo andare a provare i bigliettini, perché per te, mamma, oggi, per questa challenge, tra virgolette, per questo gioco, ci saranno tanti obblighi che dovrai fare. Andiamo? Andiamo, no. Andiamo. No, no, vi state proprio sbagliando. Perché? Perché? Guardate un po' lì cosa c'è. Mamma, ma hai già preparato i bigliettini? Sì. Che vi pensavate? Ah. Vi ho fregato. Ok, iniziamo. Eccoli qua. Mescoliamo bene. Tutti i bigliettini pronti con domande di verità e obbligo. Quindi siete pronte? Anzi, siamo pronte ad iniziare questo gioco? Sì! E allora iniziamo! Eccoci qui, amici! Allora, ragazze, siete pronte? Anzi, siamo pronte ad iniziare questo gioco? Io sì! Però, per scoprire chi inizierà... Per primo, dobbiamo fare il giro della bottiglia! Siete pronte? Mamma, ma è un birillo. Un birillo, non è una bottiglia. E vabbè, è uguale, dai, però ci assomiglia una bottiglia. Vabbè, dai. Dai, è carina, è rossa, è colorata. Vabbè.
Pronte? Io sono prontissima perché ho la maglia delle sorelle Panzerelle. E te? Non te la sei messa? Ah, brava! Però prima di iniziare facciamo il saluto? Va bene! Tutte e tre insieme! Vai, tutte e tre insieme, perché noi siamo le sorelle Panzerelle! E adesso, bottiglia, birillo! Pronte? Sì! Siete pronte? E via! Ricominciamo! Siete pronte? E via! Ok ragazzi, iniziamo a prendere il primo bigliettino. Sono super euforica perché ho paura che mi possa uscire un obbligo cattivo. Ho paura, mamma, non ci sono obblighi brutti, cattivi, no? No, no, divertentissimi. Allora, chiudi gli occhi, signorina. Non posso vedere. No, 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 bisogna trovare il bigliettino, prendere il bigliettino con gli occhi chiusi. Ok. Devi girarlo. No, no. Ho sentito. Dov'è? Ok. Oddio. Apri io. Obbligo. Che c'è? Oh. Ma sei trovato? Un obbligo. Un obbligo, ragazzi. Oh. Il primo biglietto sarà un bell'obbligo per Marianna. Dai che siamo curiosi proprio di vedere cosa c'è scritto. Vai. Vediamo un po'. Mangia un cucchiaino di sale. Ai ai ai. Va bene, facciamolo per la scienza. Andiamo, andiamo in cucina. È comparso il sale. Mi devo mettere vicino a te, Mari. Sei pronta, Mari? Però qua se nel bigliettino vedi sale, non c'è scritto sale, c'è scritto zucchero. No, no, c'è scritto proprio sale. Guardate un po', c'è scritto proprio sale. Sei pronta, Mari, a fare questa bella cucchiaiata? Vi faccio vedere, ragazzi, che è sale. Sei pronta? Sì. Sì! Lo metti un po' di meno. Sì, è troppo, adesso non esageriamo. Ok. Poco, poco, dai. Non siamo così cattive. Attenzione che se cade il sale saranno le sfiga. Ragazzi, ma è veramente tanto. Che paura. Devi fare un obbligo. Che schifo, che schifo. Basta obblighi, io me ne vado alla challenge, ciao. Noi volevamo vedere il sale che andava giù, eh. Me ne è andato una bella porzione giù, però. Ok, allora adesso è il turno di... Mio. Sì. Il turno di tuo. Perché è il mio turno. E ci sei te. Ragazzi, sei pronta, mamma? Tocca a me. Allora, chiudiamo gli occhi. Paura. Ho preso uno. Che pescato? Faccelo vedere. Vediamo. Faccelo vedere. Apri. Che cos'è secondo voi? È buono? Ok. Dai, verità. Uffi. Sono stata fortunatissima. Però vediamo che verità cosa è? C'è sta scritto. Se incontrassi un genio, quale sarebbe il tuo primo desiderio più strano? Il primo desiderio più strano. Il mio primo desiderio più strano? Desi, secondo te quale sarà? Non lo so. Allora, incontrassi un genio, che bello, sai ragazzi, se incontrassimo un genio. Che bello. Che bello. E trovarmi in un'isola deserta, sdraiata a mangiare un cocco.
Ma che... Vi piace questa idea? No, ma non è che è una bella idea, eh? Non è che... Non tanto. Che? Ti mangi un cocco, cioè, è bellissimo, con il mare davanti e con le tue figlie è meglio. Secondo voi, cioè, per voi non sarebbe una bella idea, ragazzi? A me piacerebbe tantissimo. A me no. Vabbè, però adesso tu hai finito. Adesso tocca a Desire. Tocca a Desi. Sei pronta, Desi? Sì. Ecco qui i due bigliettini, chiudi gli occhi. Pesca. Uno. Cosa hai scelto? Hai trovato, Desi? Obbligo. Sì, un obbligo. Ragazzi, fino adesso sono stata fortunatissima io comunque. Vediamo un po' che cosa c'è scritto in questo obbligo. Mettiti il trucco senza guardare. Ombretto e rossetto. Sì. Dai, è facile. Ok, ci provo. Ecco. Hai un po' di ombretti? Qua. Ecco qua la tua palette. Devo. Eccola qua. Mettermi questo. Ho queste. Ecco qua. Un rossetto. Mi metto questo. Guardate, ragazzi, che belli i pennelli che ha ricevuto il suo compleanno. Mi serve l'ombretta. Sono molto Inizio belli. Con l'ombretto. Allora, ad occhi chiusi, Marianna, prendi la palette. Ok. Ok? E se prendo un blush? No, ad occhi chiusi. Chiudi gli occhi, prendi un colore, te lo metti e anche il rossetto neanche devi scegliere, è tutto da fare ad occhi chiusi. Pensate se tipo trova un lucida labbra che è finto. Se c'è uno finta di mettersi. Allora, sei pronta? Vai. Sì. Ok, chiudi gli occhi. Ecco qui. E l'altro? Un altro po'? Ho azzeccato l'altro colore lo stesso, come ha fatto? Un altro pochino, poco, che dall'altro non si vede. Come sei bella, Desi, sei che bellissima! Bello. E adesso, sempre con gli occhi chiusi, devi metterti il rossetto. Devo scegliere un rossetto? Sì. Ok. Vai. Ok, aspetta. Ci sei quasi. Bellissima. Perfetto. Ok, Desi. Posso aprire? Ti puoi anche specchiare. Vediamo un po' il risultato finale. Come sei? Adesso però sei bellissima. Adesso questo trucco te lo devi lasciare finché non finisce il gioco. No. Ok. Adesso prossimo turno. Tocca a me. Tocca a te. Ok, di nuovo il mio turno. Speriamo che mi esce una verità. Però mamma, prima ti vorrei chiedere una cosa. Cosa? Ma quanti obblighi verità hai messo? E non te lo posso dire, ci sono un po' di verità e un po' di obbligo, e tu pesca e vedrai, non te lo posso dire. Va bene, iniziamo a pescare un altro bigliettino. Paura. Adesso secondo te cosa uscirà? È uno? Vediamo. Sì, un è po'. uno. Mostralo ai tuoi amici. Desi, ti piace il bigliettino? Va bene, no, amici, guardate. Bellissimo. È bello? Moltissimo. Bellissimo. No! Obbligo. È venuta anche la tosse. Un nuovo obbligo. Non è giusto. Curiose. La persona alla tua destra ti deve dare un bacio. Wow, che bell'obbligo! No, facciamo leggere bene che cosa c'è scritto. La persona alla tua destra deve disegnarti il viso con una penna. E chi è la mia destra? Chi è la tua destra? È mamma. No, sei tu. No, sei io. Te. Dai. Desi, vai a prendere la penna, corri a prendere la penna.
succede? Niente. Sei preoccupata? Sì. Ma dai, Desiree è bravissima a disegnare. Ora che faccio? Buonanotte. Arrivata! Eccola, arrivata! Ho preso anche un bel colore. Che colore hai preso? Ho preso rosa scuro. Ma ragazzi, questa non è una penna però. Sì. Questo è un pennarello. No. Va bene, dai, diciamo che va benissimo. È la mia penna. Sarà anche meglio. Mari? Vai. Mari? Dai, falla dormire, no, così avrà una bellissima sorpresa. No, grazie, devo vedermi come mi trucca. Allora. Guardate Desiree che contento. Ha sempre voluto disegnare in faccia alla gente. Guarda che dolore. Ok, un primo disegnino l'ha fatto, non lo devi vedere. Scoprirai tutto dopo. Ma colorala, no, questa stella. No! Infatti sì. Aia. Così diventa più luminosa. Aia. Più bella. Aia. Ricordatevi sempre di iscrivervi al canale, di mettere un bel Marianna pollicione in su, attivare la campanella perché almeno non vi perderete nessun nostro aggiornamento. Guardate e continuo questo bel disegno. Non so che basta. Adesso però tocca a te, mammina. Adesso ti devi uscire per forza, un obbligo. Tocca a me. Sì. No, ma ti stai sbagliando, Marianna, non tocca a me. Tocca a Desiree. Perché? Tocca a lei. È perché dopo di te c'è Desiree. Io sto qua, No. Giusto? Ci penso. C'è qualcosa che non quadra. Va bene, stavo scherzando. Ho paura, ragazzi, ho paura. Chiudi gli occhi, non puoi guardare. Sì, chiudo gli occhi. A botta secca. Verità, ragazzi! Verità, non ci posso credere! Ma questa l'avevo fatta male. Verità, ragazzi, sono troppo fortunata. Vediamo cosa c'è scritto. Se c'è un'altra cosa bella. Qual è la cosa più disgustosa che hai mangiato in una sfida o per errore? Fammi vedere. Guardate. Desiree ce l'ha una cosa che ha sbagliato e che ha mangiato per una sfida. Te lo ricordi, Desi? Sì. Lo vogliamo ricordare ai nostri amici che cosa mangiasti te? Sì, mangiavo la zucchina. La zucchina. Ma una cosa disgustosa proprio che hai mangiato che ti ha fatto anche sentir male, cos'è stato? Il dado. No, non te lo ricordi, ragazzi. Ha mangiato l'aglio! Mamma mia, è stato terribile! Non ci posso pensare. Quindi io la cosa che ho mangiato in una sfida per errore, una cosa disgustosa. Ma io posso dirvi una cosa disgustosa che magari a me proprio non piace, è il gorgonzola. Quella è una cosa disgustosissima che proprio io non mi piace proprio per niente. E perché in una sfida io non ho fatto sfide. Gorgonzola. Ma adesso ti tocca a me. Sì. Sei pronta? Va bene, sì, sono pronta. Tieni. Vai. Ragazzi, manca pochissimo. Sono rimasti veramente pochissimi bigliettini. Non prendere. Guardate, bene. Sono rimasti tre biglietti. Chiudi gli occhi, Marianna. Apri gli occhi. Sì, finalmente. Verità, Desi. Quindi noi. Questo vuol dire che dentro quella bolla c'è almeno un obbligo per una delle due. Spero che i capi da Desiree almeno ha avuto tre obblighi. Oddio, io fino adesso sono stata fortunata. Ci avrò ancora questa fortuna?
Va bene, lo scopriremo fra un po'. Per il momento Marianna deve fare la sua verità. Mari, allora, leggiamo un po' cosa c'è scritto. Ti sei mai fatto la pipì sotto? Verità! Allora, se devo dire la verità, allora, da piccola mi è successo, perché a tutti succede quando mamma e papà ti tolgono il pannolone, quindi fai la pipì nel letto, ma quello è normale, credo che tutti voi almeno una volta da piccoli l'avete fatta nel letto. Però mi devo dire la verità. Quale verità? Che sì, un giorno mi è scappata la pipì dentro il tuo letto e l'ho fatta nel tuo letto. Che schifo! Ma veramente, Mari? Oddio! Non mi sono accorta di nulla! Ma com'è possibile? No, sto scherzando! No, vabbè, allora, da piccola sì l'ho fatta, però adesso no, ovviamente non la faccio. Cioè, ragazzi, mi stava prendendo un colpo! Meno male, Daisy! Pensa se stavi dormendo dentro quelle lenzuola che c'era la pipì! Non ci voglio neanche pensare! Adesso sto pensando solo che tocca a me, ragazzi! Ho paura! No! Obbligo! Chiudi gli occhi! Ragazzi, io vi devo dire una cosa, perché ovviamente voi lo sapete che questi bigliettini l'ho fatti io. E lo sapete qui dentro cosa c'è? Ragazzi, ci sono due obblighi! E so anche quali obblighi sono rimasti! Ho una paura terribile! No. Dai! Spero che non mi capiti quello! Oddio! Ho tanta paura! Spero tanta che paura! Ti capita quello là che hai detto tu! Io spero che ti capita a te, perché mi faccio le mille risate. Vado? Mm-hmm. Chiudo gli occhi? Sì, vai mamma. Vado? Chiudi gli occhi. Chiudo gli occhi. Oddio. Vediamo che cos'è, ovviamente è un obbligo. Allora, mi dovete dire solamente se è una scritta marrone. No. Non è una scritta marrone? No. Veramente? No. Allora forse sono stata fortunata. Sì! Rispondi solo sì per tutta la durata del gioco. Oddio, tanto fortunata non sono stata. Quindi questo significa che possiamo farci qualsiasi domanda. Sì! Mamma! Mi fa male un pochino la gola, mi potresti andare a prendere una caramellina allo zenzero e limone? Ah, già? Anzi, due, grazie. Ok, sì, va bene, come dici te. Ah, allora, limone e zenzero, eccole qua. Dai ragazzi, però posso dire che mi posso ritenere fortunata, perché pensate... Cioè, io non voglio pensare se questa domanda mi fosse capitata all'inizio del gioco. Cioè, io stavo due ore a dire sì signore, sì signore. Non ci voglio pensare, mi ritengo fortunata, andiamo a portare. Che buone. Ok, aperto. Arrivo, Mari! Ok, andiamo. Ecco signorina, lei le caramelle. Mi posso? Certo, usufruite. Mamma, a me sembrano troppo poche, una manca. Te ne cosa? Sei mangiata una. Di cosa? Di caramelle. Io? No, io dico solo sì. Solo okay. Sì a voi. E come sono? Va bene, intanto che tu mangi, Daisy! No, ragazzi, a me mi viene da ridere solo a pensarci. Allora, vi spoilerò una cosa che farà una faccia
terrificante. Sei pronta, Tesi? Ok. Sei pronta? Sì. È l'ultimo, quindi non devo neanche chiudere io. Obbligo. Marianna, leggi. Ok. Marianna, leggi cosa c'è scritto. Leggilo prima te. Vediamo che facciamo. Mordi un lì. Che cos'è? Limone. Io adoro i limoni, guarda. Quindi cosa deve fare Desiree? Devo mordere un limone. Devi mordere un limone. E queste non sono dolci come le le caramelle. Assolutamente no, è aspissimo. Sì, infatti l'ho assaggiato, fanno schifo. Quindi? Sei pronta? Aspettami qui che lo vado a prendere. Ragazzi, ecco qui mezzo limone che Desiree dovrà mangiare. Andiamoglielo a portare. Cioè, per concludere questo gioco è stato divertentissimo. Desi, ecco a te questo mega limone. Sei pronta? Un bel morso, Al mio via. Caricati di energia. 3, 2, 1, vai. No, no, no. Dai, assaggia, assaggia, assaggia. Com'è, com'è? Non devo ancora mordere. Sì, ma non l'ha morso proprio. Ma non l'hai morso, gli devi prendere un pezzo. Un pezzo? Un pezzo, Marianna si è mangiato un cucchiaino di sa, diciamo, si è mangiato un cucchiaino. No, mi è andato giù però, mi è andato giù. Mordine un pezzetto. Ma fanno schifo. Mi viene proprio la betella. Oddio. Te lo com'è? Ecco, questo me lo mangiare. Certo. Certo che te lo devi mangiare. Anche la buccia. Sì. Dai un altro mozzichetto. Che buono. No, no, va bene così. Ti senti bene? È buonissimo. Come ti fanno un piacere? Buonissimo. Ok. Ragazzi, i bigliettini sono terminati. Sono finiti, come potete vedere. Tutte le prove sono state egregiamente superate da tutte noi. E quindi con Marianna, con il limone in mano, qua che praticamente quasi finito, come sempre, noi vi diciamo, speriamo tanto che questo video vi sia piaciuto, mettete un pollicione, iscrivetevi al canale delle sorelle pazzerelle, attivate la campanellina, lasciate molti commenti, e al prossimo video, ciao!